Bettona, incantevole borgo medievale tra i borghi più belli d'Italia, sorge su una collina che domina la Valle Umbra. Con radici etrusche e un passato medievale, offre ai visitatori un mix di storia, arte e paesaggio mozzafiato. Le sue antiche mura, il patrimonio artistico e le colline circostanti, ideali per escursioni e trekking, ne fanno una meta perfetta per chi cerca autenticità e bellezza. Quest'anno raggiunge la sua 7ª edizione la Bettona Etruscan Extreme, affermandosi ogni volta di più un riferimento sportivo sul panorama umbro. La partenza, allestita ai piedi dell'imponente campanile di Santa Maria Assunta, accoglie le griglie delle tre tipologie di tracciato proposte dall'organizzazione: i Classic di 25 km con 1100 metri di dislivello, la Gran Fondo di 45 km per 1700 metri e il più duro, il Marathon, chiamato anche l'Extreme, di 63 km per 2300 metri di dislivello. In via alle 10 in punto apre le ostilità e gli atleti iniziano a darsi battaglia. A distanza di 10 minuti la partenza anche della Gran Fondo. Al primo punto di controllo, appena sotto il paese di Bettona, gli atleti percorrono un anello di diversi chilometri per poi intraprendere una ripida gincana. Bellissimo il colpo d'occhio offerto dal drone che ci fa apprezzare lo slalom immerso nel verde. Il primo a passare davanti alla telecamera è il numero 3, Stefano Valdrighi, seguito a ruota da Giuseppe Panariello con il numero 4, Alessio Trabalza con il numero 14, Alessio Agostinelli con il numero 5 e dietro di loro ad inseguire in ordine Nicola Forias e Luca Accordi e la coppia dello 00 Team Marco Galeotti e Lorenzo Biagi. Vediamo passare anche la prima donna, la numero 9 Sara Mazzorana, che stacca la inseguitrice di circa un minuto. In queste immagini li vediamo lanciarsi all'inseguimento, attraversando il trasferimento in asfalto per poi tornare nel bosco. Sono Giorgio Giannotti e Mara Parisi. All'altezza del 40° chilometro è Alessia Agostinelli a rimanere da solo al comando e sembra adesso amministrare il vantaggio. Sarà proprio lui a passare sotto l'arco in solitaria, vincendo così di fatto questa edizione della Bettona Etruscan Extreme con un tempo di 3 ore, 15 minuti e 32 secondi. È stata sicuramente molto dura, il percorso è veramente bello. Io non sono abituato a correre ancora su queste distanze, quindi avevo un po' timore di quello che sarebbe potuto succedere da un tot di gara in poi. Quindi mi sono gestito molto nella prima parte, ho cercato di tenere le ruote dei migliori senza strafare. Poi verso il 40° chilometro ho deciso di attaccare in salita, sono riuscito a fare il vuoto e da lì ho cercato solo di gestirmi al meglio possibile, mangiare per assicurarmi la prima posizione e arrivare all'arrivo. Dietro di lui, in seconda e terza posizione, si piazza la coppia dello 00 Team, Marco Galeotti e Luca Accordi, che attraversano per mano il traguardo, concludendo la gara a più 2 minuti e 43 secondi dall'atleta della KTM Protec Electro System. Per quanto riguarda il percorso Gran Fondo, è l'elbano Matteo Spinetti a chiudere in prima posizione, completando il tracciato di 45 km con un tempo di 2 ore, 28 minuti e 55 secondi. La gara è andata bene, e ci tenevo a far bene, era l'ultima prova del circuito MTB Tour che mi vedeva in testa, volevo confermare insomma il risultato, quindi sono contento, ho cercato di andare a tutto dall'inizio alla fine per non rischiare in discesa visto il percorso esigente e cercare di arrivare da solo, insomma ci sono riuscito e sono soddisfatto. Completano il podio Alex Tozzi e Matteo Parrucca, che tagliano il traguardo a circa più 11 minuti da Matteo Spinetti. Per la gara donna invece un errore sul percorso fa sbagliare strada a Giorgia Giannotti e Mara Parisi. Arrivano in piazza Cavour di Bettona prima del tempo, andando incontro ad una pesante penalizzazione. La vincitrice di questa edizione è quindi Sara Mazzorana, che chiude la gara con l'ottimo tempo di 4 ore e 17 minuti. Dietro di lei la classifica ufficiale menziona Elisa Federici e Laura Papi. Per il percorso Gran Fondo invece vince Greta Brugier, seguita da Elena Leoni e Cristiana Lippi.
Si chiude quindi la settima edizione della Bettone Etruscan Extreme, una competizione che anno dopo anno conquista sempre più appassionati delle due ruote. Con i suoi tracciati avvincenti, un panorama unico si è confermata non solo un campo di gara, ma un luogo dove sport e natura si fondono in un'esperienza indimenticabile. Matteo, conclusa questa Bettone Etruscan Extreme, raccontaci un po' com'era questo percorso, questa gara. Era dura oggi, dura ma molto molto bella. Ci avevano promesso che era fantastica e non ha deluso le aspettative, veramente spettacolare. Hanno fatto un percorso curato in ogni dettaglio, così che oggi si conclude tutto, oggi concludiamo la MTB Tour, però ne valsa la pena, ne valsa veramente, guarda.